dispiace che il Presidente del Consiglio sia già scappato, perché dopo essermi sorbito il suo sermone di mezz'ora volevo fargli sapere la sintesi del suo intervento, che traduco in due parole: quo vado. Io non so se qualcuno ha visto o non ha visto il film, ma se ha visto Renzi ha già visto tutto. Quo vado è quella cosa lì. Io sono veramente rammaricato, Presidente, perché non capisco il perché di tutta questa violenza rispetto alla Carta dei diritti e dei doveri. Non capisco perché si doveva venire in aula senza il relatore, non capisco perché si doveva votare entro oggi una riforma che, come tutti sappiamo, fino al 12 di aprile non potrà essere presa in mano da parte della Camera. Sempre alla solita volontà di far vedere i muscoli per nascondere tutto il resto che casca, perché il mondo economico sta cascando. Che bisogno c'era di quella inutile sceneggiata di questa notte con la notturna e con qualche costato, mi immagino? Forse perché c'è bisogno del buio? Perché col buio si aggirano le bande bassotti, i malfattori, e quindi tanto meno si vede, tanto meno si sa di questa riforma e tante più probabilità ha di passare. Ma è possibile che ci debba essere addirittura sempre la corte dei miracoli? Vede, Presidente, Ministro, io ho passato la mia vita politica e metà della mia età anagrafica a seguire le riforme. E oltre ad averci dedicato la vita, ci ho dedicato e anche sacrificato un po' la salute, perché ricordo quando nel 2012 ero in una stanza d'ospedale, mi avevano appena operato di un tumore maligno e vennero, quando avevo ancora tutti i tubetti addosso, il Presidente Gasparri e tutti i capigruppo di maggioranza per scrivere con me in ospedale gli emendamenti della riforma del 2012. Ricordo anche nel 2014, quando come un cretino ero in commissione in aula con i fili di metallo che mi tenevano insieme le varie fratture delle dita o quel blocco che avevo per tenere insieme tre vertebre fratturate. E nonostante tutto sono stato qui perché mi ero illuso e ci sono rimasto anche quando è venuta a mancare la mia povera mamma. Se oggi ci ripenso, avrei voluto portare un braciere e bruciarmi la mano piuttosto che aver creduto a delle persone che hanno dimostrato una disonestà intellettuale assoluta in quell'occasione. Non posso non fare il confronto rispetto al 47. Nel 1947 il liberale e laico, sottolineo laico, Benedetto Croce chiese ai padri costituenti un'ispirazione allo Spirito Santo. Noi abbiamo una Costituzione che ha avuto allora l'ispirazione dello Spirito Santo. Mi chiedo a chi si è ispirato questa Costituzione, questa pseudo-riforma. Questa è la riforma del demonio, è la riforma del diavolo. E avendo dedicato tante energie, tanti sacrifici, avendo fatto di tutto prima per costruirla e poi per fermarla, non ci sono riuscito con gli 85 milioni di emendamenti che voi con la truffa e con l'inganno mi avete bloccato. Ho pregato il buon Dio perché vi fermaste, non essendoci riuscito, ho ripensato all'opera del dottor Faust, quello studioso che scambiò col diavolo la propria anima per 24 anni di conoscenza di tutte le scienze. E loro ho detto: a questo punto qua mi rivolgo anch'io al diavolo. Non è stato facile contattarlo, nonostante di satanassi in politica ne abbia conosciuti diversi. Si stanno aggirando anche ora nell'aula. Però a chi ho pensato di rivolgermi? Al diavolo custode. Ciascuno di noi ha a destra l'angelo custode che ti spinge a fare il bene e fare il male. A sinistra, casualmente, c'è il diavoletto custode
E allora gli ho detto: caro diavoletto, Mefistofele mi sembra che si chiamasse, ho bisogno di parlare col tuo capo. E lui mi fa: no, non è possibile, tu sei cattolico, sei praticante, figurati se puoi incontrare Satana in persona. Gli faccio: ma guarda che io metto sul piatto l'anima. E lui mi fa: va bene, ti fisso l'appuntamento, il giorno dopo me lo fa incontrare. Incontro Satana e gli dico: caro dottor Satana, se lei non dà i 161 voti a Renzi per approvare la sua riforma, io le do la mia anima. E il dottor Satana mi guarda stranito e poi si mette a ridere e mi fa: caro Calderoli, sei arrivato in ritardo con la tua anima, perché qui è già passato Renzi col subabbo. È curioso che anche Satana parli in toscano. Caro Calderoli, qui è passata la Boschi col subabbo e quindi non posso, perché nello scambio di quattro anime con uno ci smenerei. E poi, francamente, io di avere un rompiballe come te qui in inferno non ce lo voglio, perché mi faresti i richiami al regolamento dell'inferno, le pregiudiziali sull'accesso delle varie anime, e quindi vai su dal buon Dio che è tanto buono, clemente e paziente. Ma vai tranquillo, perché i voti per la riforma li avranno perché hanno dato l'anima. Ma ricordi sempre che la farina del sacco del diavolo finisce tutta in crusca, e questo accadrà anche questa volta. Io sono convinto, Presidente, ma convinto il signor Satana, che la cosa finirà veramente così, perché qui dentro avete una maggioranza conquistata, domani ci sarà il rinnovo delle presidenze delle commissioni, qualche sottosegretario, qualche ministro che verrà ridistribuito, con un terzo di coloro che voteranno questa riforma che sono stati eletti nel centrodestra e sono andati a votare a sinistra. E questo è il paradosso. Abbiamo dato tutti, e non ce l'ho solo col i colleghi del nuovo centrodestra, perché sono venuti dal PDL, da Forza Italia, dai 5 Stelle, da sé, dal Misto, dalla Lega anche. Quindi quello che devo sottolineare come curiosità è che quelli che erano stati eletti nel centrodestra votano per la sinistra. Abbiamo un presidente del Consiglio e segretario di un partito di sinistra che fa le politiche o finge di fare le politiche di destra, perché finge di litigare con l'Europa, adesso passa a licenziare i fannulloni, mi ricorda le cose che diceva Brunetta, tra un po' dirà che addirittura bisogna espellere i clandestini per cercare di rincorrere il treno del buon Salvini. E poi i candidati, a Roma chi candidiamo? Non uno di sinistra, un radicale. A Milano chi candidiamo? Uno di centrodestra, così mi sembra giusto, ma non è che così che funziona il mondo. Perché quello che avete qui dentro poi si scontrerà quando si uscirà di qui e si andrà al referendum. E là vi aspetta il popolo. E mi spiace, Presidente Renzi, lei ha sbagliato facendo quella dichiarazione: se io verrò bocciato perché sarà un plebiscito su di me, non sulle riforme, io me ne andrò a casa. Ma c'è tutto il paese che lo aspetta alle forche caudine, perché non basteranno i 340 che hanno voltato la gabbana. Là fuori a aspettare ci sono i truffati di Etruria, quelli che saranno truffati dalle prossime banche, i poveri, le povere vittime della legge Fornero, chi non arriva alla fine del mese, i dottori, gli insegnanti, gli studenti. Vi fanno un mazzo così quando si andrà al voto e andrete a casa. Io l'ho detto settimana scorsa: caro Renzi, prepari gli scatoloni. Io oggi le dico: prepari gli scatoloni, perché a ottobre va a casa e inizi a cercarsi per la prima volta un lavoro, perché solo il lavoro nobilita. E probabilmente
riuscirà, forse attraverso quella strada, a salvarsi dall'inferno. Se lei si ritira dalla politica, dall'inferno sicuramente si salverà il Paese, in quell'inferno in cui ci avete cacciato con la vostra arte governativa. Concludo con un riferimento ai tanti filosofi che ha fatto il nostro Presidente del Consiglio quest'oggi. Ne cito uno anch'io. Il selvaggio si sveglia all'alba e vede il sole che sorge. È sorto e dice: il sole è sorto perché io mi sono svegliato. Lei va oltre, è convinto di essere il sole. Un sole in un giorno di eclisse. Grazie.